sono arrivato già da un periodo di crisi in quanto imprenditore. L'imprenditoria oggi, specialmente di noi piccoli imprenditori, è molto complicata. Io mi occupavo di tessile, nello specifico. C'erano difficoltà, quindi al primo starnuto ovviamente, non glielo dico per niente, insomma, al primo starnuto si tracolla. In difficoltà ha deciso di rispondere all'annuncio. C'è una richiesta di italiani, cosa che non avveniva più, perché spesso ti dicevano a 50 anni sei italiano, gli italiani non hanno voglia. Vediamo un po' adesso invece qui, c'è anche un altro ragazzo, come va, siamo molto responsabili. Dice se ho voglia, dico come non c'ho voglia, mi pagano, mi serve, insomma, ho bisogno, c'ho una famiglia. Insomma. Qui siamo partiti da zero, guardi qua, e tra qualche giorno sappiamo già come sarà, se tanto mi dà tanto. C'è molta cura, abbiamo il problema delle gelate, il sole, l'acqua, e piano piano mi imparerò anche questo. Allora, il primo giorno di scuola dei campi si scopre una cosa che si sa, però bisogna provarla, che la terra sta più giù, sta lì, altezza pianta di piedi, e quindi bisogna poi formarsi un po' fisicamente. Io ancora faccio solo mezza giornata, poi casomai riesco a fare altre cose, ma nei campi più di 3-4 ore è veramente difficile all'inizio. Effettivamente vedendo da semi quanto lavoro c'è dietro non si può immaginare. Quando si va sulla tavola e si dice accidenti quanto costa, oggi mi dico accidenti quanto costa poco, perché quando ti metti a lavorare, abbiamo raccolto le fave, e a un certo punto non ce la facevo proprio più, quindi loro non mi dicono niente quando lo sanno. Dice quando non ce la fai più ti fermi, ma ho fatto solo 4 cassette in realtà, quindi rapportando la paga, solo gli accidenti fanno veramente tanta fatica, poverini. Noi prima potevamo prendere quelli che già conoscevamo degli anni scorsi, a raccolta delle fave potevamo ripigliare quelle persone là, che quest'anno non sono potute ritornare. Questi mesi da un lato sono andati bene per quanto riguarda le vendite dei nostri prodotti, e dall'altra non abbiamo potuto raccogliere tutto quello che avevamo seminato e ci mancavano quelle 2 persone in più che l'anno scorso avevamo e quest'anno non c'erano perché non sono riusciti a rientrare. Abbiamo dovuto mettere un annuncio per cercare manodopera e si sono presentate diversi soggetti, abbiamo preferito prendere i 2 italiani, ambedue avevano delle esperienze lavorative come imprenditori e hanno, per motivi vari, soprattutto per le pressioni fiscali, hanno dovuto chiudere le loro attività. Va colpito non poco il fatto che hanno dovuto chiudere le proprie attività. Col coronavirus non avevano altre soluzioni per campare e quindi non avrebbero avuto modo di trovare una maniera per tirare avanti. E per noi, ripeto, è stata un po' una piacevole sorpresa, perché non si trovano più italiani che vogliono lavorare in agricoltura. Se uno ha un minimo di coscienza pensa, ma se capitava a me? C'è anche un po' motivo di orgoglio, cioè faccio quello che faccio ma lo faccio bene. Che ci sia un ritorno? Ma sì, perché no? Provate. Provate, perché tante volte si trova una dimensione. Se si trova un'azienda ovviamente familiare come l'ho trovata io è spettacolare. Si sta all'aria aperta, aria buona, ma guardi dove ci troviamo, non siamo in mezzo al traffico. Lavora un po' pesante, ma si fa. I nostri nonni ci campavano le famiglie così, perché noi non possiamo andare a farlo? Da un lato il coronavirus ha portato sicuramente una tragedia nazionale, dall'altro alcune persone da questa tragedia stanno cercando di tirar fuori il meglio di quello che gli è capitato in questo periodo. L'entusiasmo non mi passa in nessun modo, mi dispiace.